Ma proprio perché la lettura dell'opera avviene nella tua mente, sei tu che dai un senso alle immagini che vedi. Le immagini non sono, come diciamo, rispetto al simbolismo è radicalmente diverso l'operazione, cioè le immagini sono scelte sì per essere archetipiche, per non essere definibili e riconducibili a dei precisi stili piuttosto che, ma al senso puro, no? Una scala, uno strumento musicale. Sono scelti in modo tale da non essere connotati, ecco. Però rispetto al simbolismo che costruiva un percorso da scoprire, che era rigido e che diciamo, era quasi una sfida, quasi un gioco da settimana enigmistica, mi viene da dire. Invece qui l'operazione è completamente diversa. Queste immagini ancestrali vengono messe a disposizione per essere lette secondo il proprio portato, la propria sensibilità e chiaramente la memoria.